Partiamo dall'impasto. In una bella ciotolona verso le uova e mentre mescolo aggiungo lo zucchero. Incido una bacca di vaniglia e poi raschio i semi. Li verso nel composto e poi aggiungo la scorza di limone. Mescolo bene e poi verso il burro fuso, lasciato intiepidire. Puoi scegliere se scioglierlo nel pentolino oppure nel microonde, ma in questo caso mettici un po' di pellicola sopra, altrimenti si sporca tutto il microonde. Una volta incorporato bene il burro, posso aggiungere le polveri, setacciandole. Farina e lievito. Ammiscamonato a vuoto, facendo attenzione a non formare i grumi. Infine verso il latte. E ora possiamo occuparci delle mele. Scegli una varietà succosa e fresca come Gala, Pink Lady o Fuji. Via il torsolo e poi la buccia. E ottengo delle fettine sottilissime con l'aiuto di una mandolina. È il momento di comporre la nostra torta nello stampo già imburrato e infarinato. Verso un paio di cucchiaiate dell'impasto e lo distribuisco bene bene sul fondo. Aggiungo le fettine di mela senza sovrapporle e tagliate così sottili risulteranno quasi invisibili. E a questo punto proseguo alternando gli strati. Sull'ultimo strato abbondiamo con l'impasto. La nostra torta di mele invisibili cuoce in forno caldo a 180 gradi in modalità statica per circa 50 minuti. Pronti per l'assaggio? Io sì. Una specialità.